ascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessante volume dal titolo 1384, La presa della città. Arezzo nelle mani di Hernán de Cousy. Io pronuncio malissimo. Asca Edizioni 2020. Sono 88 pagine per soli 10 euro, quindi un prezzo che vale assolutamente l'acquisto. E con noi c'è l'autore, che è l'avvocato Simone De Fraia, al quale io lascio subito la parola per sentire cosa ci racconta di questa interessantissima vicenda locale, ma non troppo. Grazie, buongiorno, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano e anzitutto ringraziamento per questo spazio che secondo me è molto importante. Cercherò di essere breve per dare le notizie fondamentali, poi se volete potrete veramente acquistare il libro per avere un approfondimento migliore sulle vicende. Come ha detto il mio presentatore, sì, è su scala locale la vicenda, ma nasce un po' per caso. Perché si incrociano situazioni a livello internazionale di fine 300 con situazioni locali e si crea una miscela sostanzialmente esplosiva e neanche prevedibile, né prevista né prevedibile. Però andiamo per gradi. Il lavoro com'è che nasce? Soprattutto perché volevo far capire e forse spiegare anche meglio a me stesso quali furono le vere motivazioni e le reali sorti della mia città in cui vivo ormai è di Arezzo nel 1384, perché sostanzialmente c'è una corrente derivata dalla storiografia ottocentesca di fine 800, ma anche di primo 900, che stenta un po' a morire, direi quasi, per cui Arezzo fu svenduta per 40.000 fiorini d'oro, beh, una somma importante, ma il concetto è che fu svenduta a Firenze. In realtà non fu proprio così. Volevo togliere di mezzo questa patina di campanilismo, volevo togliere di mezzo questa patina di revanchismo storico, perché non c'è nessuna, diciamo, necessità di riscatto o di rivincita, ma bisogna analizzare la storia attraverso i documenti, fare parlare i documenti e capire come sono andate le cose. Volevo quindi dare prima di tutto a me stesso, ma anche ai miei concittadini, una situazione di neutralità di come andarono le vicende. Il libro poi è anche corredato di una serie di aggiunte, di addende che riguardano la fortificazione di Arezzo in senso stretto, le strutture materiali sopravvissute e anche le correnti di neogotico, di neomedievalismo che tra 8 e 900 presero piede in città proprio perseguendo questa corrente di aretinità, tra virgolette, mi si faccia dire, questa corrente di nostalgia e di voglia di recuperare un'autonomia ormai perduta nella notte del Medioevo, perché questa è la storiografia di fine 800, che in realtà non fu proprio in questo modo. Chi era Enguerrand de Cussy? Enguerrand de Cussy era un combattente, un uomo di alto rango che era a fianco del re di Francia in quegli anni e vantava una delle più grandi fortificazioni, delle più potenti fortificazioni della Picardia della Francia. È inutile elencare tutti i titoli e diciamo, le qualifiche di questo fantastico personaggio che nel suo castello poteva godere del più grande dongione, la più grossa torre circolare che il Medioevo europeo di quel momento poteva annoverare tra le varie costruzioni. Se non che, e anche da questo nasce un po' il libro, recandomi a Cusì proprio per gli studi, ho toccato con mano l'inesistenza della torre. La torre è stata fatta, questa circolare, è stata fatta saltare nel 1917 dalle armate tedesche e prussiane, meglio dire, che l'avevano giudicata pericolosa proprio perché posta in un punto allora di frizione, di confine tra Francia e quella che oggi è la Germania. Quindi di questo capolavoro non abbiamo più niente se non delle foto storiche e le tracce e un cumulo di pietre. E per un appassionato di fortificazioni questo è un invito, una spinta a andare a vedere, a capire meglio e fare propri certi affetti alla fine, perché si parla quasi di uno scambio che interviene tra lo studioso e il luogo. Dunque, Enguerrand si doveva recare a Napoli per incarico del re di Francia che si trovava occupato anche lui nella parte del meridione d'Italia.
per recuperare appunto il trono di Napoli messo in pericolo da Carlo di Durazzo, il quale sappiamo bene per varie situazioni traverse probabilmente riuscì ad uccidere la regina Giovanna. E questo c'è un piccolo capitolo nel libro che se ne occupa, perché la morte della regina Giovanna non è avvenuta in condizioni così chiare e lampanti, anzi le fonti danno contrasti di versione. Quindi nella discesa Enguerrand passa da Milano, scende giù verso l'Emilia Romagna, attraverso l'Emilia Romagna arriva in Toscana e questa grande e potente armata composta di numerosissimi cavalieri di lance, come si diceva una volta, ovviamente al passaggio non era indifferente al territorio, quindi qualche saccheggio, molti saccheggi, molte devastazioni facevano il guasto, quindi in qualche modo devastavano i vari territori che attraversavano, arrivano fino a Firenze. Da Firenze poi l'armata sta in un momento di limbo tra i territori di Firenze e Siena, nei pressi di Arezzo. Nel frattempo che Enguerrand de Coucy si doveva recare a Napoli, il re di Francia muore. Quindi Enguerrand de Coucy, che era partito appunto con l'obiettivo, con la missione di aiutare il re di Francia a entrare in possesso del trono, si trova improvvisamente senza uno scopo, senza un movente. Si trova nella Toscana, tra Arezzo, Firenze e Siena, forse anche a corto di soldi, diciamo, perché le spese per mantenere le compagnie di ventura a soldo, come si dice, erano molto elevate, e quindi che cosa dice? Quasi quasi io metto sotto assedio Arezzo, perché la città di Arezzo si trovava in una situazione politica e economica particolarmente prostrata, perché i contrasti interni, diciamo, c'era stata la peste nel 1348, ma le attività, l'economia e la politica era sostanzialmente ripartita. La beffa era che i problemi venivano proprio dall'interno, da situazioni di conflittualità politica all'interno, che rendevano la città sostanzialmente instabile e sostanzialmente inaffidabile economicamente, e anche sotto il profilo del commercio e tutti i derivati dall'instabilità politica. Basta guardare un po' la storia anche ai nostri giorni, come funzionano, come girano le cose. Quindi viene messa sotto assedio la città di Arezzo, che nel frattempo era gestita, la fortificazione, la parte alta, la cittadella, chiamiamola così, medievale della città, da un vicario di Carlo Durazzo, che era appunto il Caracciolo. Quindi sostanzialmente Enguerrand de Coucy trova una manforte, anzi facciamo il contrario, sono i ghibellini di Arezzo che trovano un manforte nella situazione di Enguerrand de Coucy, per farsi strada, per poter tornare nuovamente loro alle redini del governo ghibellino in Arezzo, e dal momento che erano stati espulsi e tutta la famiglia Tarlati da Pietramala, i ghibellini con loro connessi, erano rimasti, diciamo, fuori dalla gestione della cosa pubblica. Allora il Caracciolo, che era appunto il vicario in Arezzo, cercava di governare la città manu militari, chiamando ora quella compagnia di ventura, ora un'altra, e in questo modo sostanzialmente gestendo la città dal punto di vista esclusivamente manu militari, e politicamente una politica guelfa in favore di Firenze. Quindi i Tarlati approfittano di questa situazione per ritornare al potere, ma le cose precipitano, come abbiamo detto, ci sono problemi economici, per cui Enguerrand de Coucy decide di offrire la città che lui aveva conquistato, sostanzialmente in parte anche, tra virgolette, tradendo i Tarlati con cui era associato, per venderla inizialmente a Siena. Doveva realizzare, era finito lo sponsor, il re era morto, era finito l'obiettivo, e quindi doveva venderla a qualcuno. Offre la città a Siena. Siena, per quanto florida e fiorente in quel momento, non riesce, valuta anzi la proposta eccessivamente onerosa. Allora Enguerrand de Coucy si rivolge a Firenze. Firenze aveva sempre cercato di combattere sicuramente la signoria ghibellina dei Tarlati e associati, ma voleva per forza anche Arezzo da tanti anni. Quindi offre la città ad Arezzo, però attenzione, la città quale? La città abitata, perché il casseretto, ripeto, la parte alta, la cittadella, era sempre in mano al vicario di Carlo di Durazzo. Quindi si trovano accordi, la città viene venduta con un processo ordinario di compravendita, di cui rimangono gli atti, con un preciso atto di compravendita, a Firenze. E successivamente
vista la situazione di assedio, visto le difficoltà, rimasto il caracciolo solo all'interno della cittadella, il caracciolo stesso offre la propria, diciamo, il proprio dominio sulla cittadella a Firenze. Firenze con un, diciamo, con un solo, con una sola occasione riesce a impadronirsi attraverso una compravendita con Enguerrand così della città, e attraverso un altro atto di compravendita separato per un'altra somma riesce a impadronirsi della cittadella, quindi della città alta, della città medievale, nella parte alta della città. Quindi all'autunno del 1384 Firenze, con due atti separati, distinti, di compravendita, si entra in possesso di Arezzo, della città, della fortificazione, di tutti i castelli del territorio, acquisendoli praticamente al proprio territorio. E quindi, come dicevamo all'inizio, quasi fu per caso che la situazione da locale diventò nazionale o viceversa, si intrecciarono dei fatti imprevisti, imprevedibili, per cui si giunse alla, non, alla perdita dell'indipendenza della città di Arezzo sia dal punto di vista economico che militare. Ma questo, come dicevo prima, non fu svenduta la città, fu un atto normale nella logica della storia, per cui si addivenne per una serie di concause, non c'è mai una causa, ma una serie di concause che sono politiche, militari, economiche, eccetera, per cui la città non stava bene in piedi da sola, era mal governata dalla politica degli arciguelfi, e le situazioni fecero sì che le cose andassero come la storia ci racconta, senza alcun tipo di campanilismo o voglia di riscatto, di rivincita. Questo è un po' il succo del libro. Beh, quindi vediamo diversi soggetti concorrono a questo risultato, no? Quindi una storia di natura locale, ma che coinvolge personaggi e figure che non sono locali per niente. Certo. Dovremmo essere quasi contenti di aver avuto un personaggio di questa levatura nella nostra storia. E Firenze per quanto tempo riuscirà a mantenere il possesso di Arezzo? E fino in fondo, fino attraverso i Medici, tutta la signoria dei Medici, e poi dopo inizia Firenze, viene presa dai Lorena e quindi di conseguenza gli Asburgo-Lorena, anche Arezzo, fino a, diciamo, all'Unità d'Italia le cose funzionano così. Arezzo non troverà più la propria indipendenza. Direi che bisogna leggere il libro a questo punto, assolutamente, e approfittare della sua pubblicazione per potersi fare un'idea di un periodo particolare, perché è anche il periodo in cui le compagnie cosiddette di Ventura fanno apparizione sul teatro bellico italiano. Ecco, e poi anche, se posso aggiungere questo, la politica, tra virgolette, la filosofia, meglio, del libro è anche questo, chiarire certe situazioni, far vedere che sono eventi naturali, storici, dettati da situazioni, da contingenze oggettive, storiche, e anche il prezzo, come giustamente lei ha sottolineato, è un prezzo che invoglia l'acquisto, perché 10 euro un volume in questa maniera a colori difficilmente si può trovare. E l'editore di questo lo devo ringraziare perché ha proprio puntato a una massimizzazione della divulgazione, benché si tratti di un'opera ovviamente scientifica, però proprio per mettere a disposizione di tutti un po' questo blocco di sapere per smantellare certi tabù di cui non si può più parlare o se non in un certo modo, ecco. Bene, io allora ringrazio l'avvocato De Fraia per questa presentazione così breve ma ricca. Ricordo il titolo del libro che è 1384, La presa della città, Arezzo nelle mani di Enguerrand de Coucy, Asca Edizioni 2020, 88 pagine per soltanto 10 euro. E quindi un bel regalo, visto un momento in cui stiamo realizzando questa intervista, per trascorrere qualche giorno festivo con una lettura utile e sicuramente interessante. Grazie, Grazie a avvocato, voi, un saluto. e arrivederci alla prossima. Ricordo ai nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove potranno trovare tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato in questo lungo anno di lockdown e che speriamo continuino
con la fine del 2020, un vero anno funesto, anno bisesto, se la porti via e diventi solo un brutto ricordo. Grazie ancora e arrivederci.